È un percorso che è giunto al suo terzo anno, il ricordo appunto di Luigi Bonfanti, che fu il segretario provinciale generale della CISL nazionale, che ha creduto per primo nel creare un ponte tra le generazioni dei giovani e degli anziani, basandosi molto sull'intergenerazionalità. Per noi è importante essere presenti nelle scuole perché deve passare soprattutto il concetto della sicurezza nei luoghi di lavoro. È tornata la consegna delle borse di studio dedicate alla memoria di Luigi Bonfanti, storico segretario generale della Federazione Nazionale Pensionati CISL. Premiate gli studenti meritevoli dell'Istituto Tecnico Professionale Vasari Margheritone di Arezzo, con cui prosegue la collaborazione per individuare idee e progetti particolarmente brillanti nati tra i banchi di scuola e proiettati verso il mondo del lavoro. Questo mi fa capire che c'è una grande sensibilità della CISL verso il mondo della scuola e verso le tematiche in particolare connesse con la sicurezza. La sicurezza non si insegna la sicurezza, ma si insegna la cultura della sicurezza, e la cultura della sicurezza si impara a scuola. Questo è solo il primo degli appuntamenti del 2024 con le consegne delle borse di studio Bonfanti. Le premiazioni proseguiranno infatti anche nelle altre vallate della provincia di Arezzo.